Grottammare, scintilla dell'Unità d'Italia. 12 ottobre 1860. Il marchese Mario Laureati e la sua famiglia ospitano nella propria villa di Grottammare il re Vittorio Emanuele II, che riceve dalla deputazione partenopea il regno di Napoli nel Salone delle Rappresentanze. Una lapide, posta nel 1882 sul lato sud del palazzo, ricorda questo avvenimento. In questa casa, che alle genti latine sarà storico monumento, Vittorio Emanuele II, nell'ottobre dell'anno 1860, meditò per 5 giorni la redenzione dell'Italia intera, che iniziata dai suoi padri a San Quintino, a Goito, a Peschiera, ebbe in questo luogo un principio di eroica esecuzione col ricevimento della deputazione partenopea offerente a lui, con la corona di Napoli, la corona d'Italia. Il municipio di Grottammare decretò unanime la ricorrenza immortale dell'avvenimento. Caterina Stracchi Laureati ospita più volte a palazzo il compositore Franz Liszt durante il suo soggiorno a Grottammare. 1925. A palazzo Laureati viene ospitato Umberto II, principe di Napoli. Tra i membri della famiglia Laureati ricordiamo Pietro Laureati, famoso violoncellista, e il capitano Giulio Laureati, che nel 1917 è stato il primo aviatore della storia a percorrere il tragitto Torino-Londra senza scalo. La famiglia Laureati è stata il baricentro ideologico di Grottammare fra il 700 e l'800 ed è tuttora depositaria della memoria storica della città. Il dottor Vittorio Laureati, persona umile e rispettosa, dalle indubbie qualità umane e sociali, che negli anni ha mostrato fedele dedizione ed attaccamento a Grottammare e alle sue autorità, oggi ne rappresenta in maniera emblematica la storia. Al termine delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ci sembra quindi doveroso onorarlo con questo importante riconoscimento. Motivazione grottammarese dell'anno 2011. Per aver trasmesso in questi anni, con responsabilità, eleganza e passione, la memoria della sua famiglia e dello storico incontro del 12 ottobre 1860 tra il re Vittorio Emanuele II e la deputazione partenopea, contribuendo così in maniera determinante, generosa e discreta alle storiche celebrazioni del 2011 e al conseguimento del prestigioso titolo di città per Grottammare. Signori, accogliamo con applausi il vincitore del Grottammarese dell'anno 2011, il dottor marchese Vittorio Laureati. Eccolo che arriva, e nel frattempo vorremmo chiamare sul palco anche il signor sindaco Luigi Merli. Un avvenimento straordinario per la città. Abbiamo festeggiato i 150 anni per tutto l'anno. Ci abbiamo messo l'impegno e la passione che potevamo metterci, non avevamo i mezzi del 1911, però non ci siamo dimenticati come successe nel 1961. E all'interno di questo straordinario anno, pieno di avvenimenti, di situazioni, di un convegno straordinario,
ci è sembrato doveroso riconoscere l'emblema di questo anno di festeggiamenti, di questo avvenimento che ha caratterizzato la storia grottammarese. È probabilmente l'avvenimento più importante avvenuto a Grottammare. E quindi, quando ci siamo riuniti in commissione per decidere chi potesse essere quest'anno il grottammarese dell'anno, non abbiamo avuto dubbi, non ci sono state discussioni, c'è stata una proposta e un'accettazione all'unisono, proprio perché l'emblema, il simbolo di questo anno non poteva essere che il dottor Vittorio Laureati. Vedete, in un mondo fatto di clamori, in una situazione mediatica dove conta di più chi urla di più, chi si mette più in mostra, chi è più volgare e sfacciato, una figura come quella del Marchese Laureati è una figura che ci riporta sulla terra, ci riporta a valori veri, ci riporta a quella che dovrebbe essere la realtà di ogni giorno di una nazione civile che si impegna e che costruisce il proprio futuro. Penso che partendo da questo approccio alla vita che possiamo ricostruire un'Italia degna di questo nome. Siccome ci sono ancora persone così, io penso che noi ce la possiamo fare. Grazie. Io ringrazio l'invito e mi unisco a quanto detto dal sindaco Merli, facendo veramente complimenti al Marchese che sta accanto a noi, perché credo che rappresenti, ecco, quell'Italia piena di dignità, di forza e di coraggio di cui oggi abbiamo tanto naturalmente bisogno. Credo che lei rappresenti quello che oggi si direbbe una persona, un uomo di altri tempi, insomma, con addirittura non soltanto morale, quello che dicevano i nostri saggi, schiena dritta, ma soprattutto naturalmente con lo sguardo proteso sempre naturalmente in avanti, e questo credo che faccia onore alla città di Grottammare, ma a tutti noi ovviamente piceni. Grottammare è stata la scintilla, come diceva il documentario, dell'Unità d'Italia, qui in qualche modo il re ha avuto via libera, insomma, per poter proseguire verso il regno delle due Sicilie, e credo che, speriamo che il Piceno abbia lo stesso, prendere la forza da questi avvenimenti per poter in qualche modo ripartire, a ricominciare a correre nel progresso, ma soprattutto naturalmente da un punto di vista socio-economico e quindi ovviamente anche da un punto di vista proprio della coesione e dell'unità tutta naturalmente tutta insieme. Quindi grazie, complimenti a lei, scelta migliore di questa non poteva essere fatta. Buonasera, grazie a tutti per la vostra presenza, così numerosi, forse la sala l'aveva dimenticata che era così importante quando è bella, quando è piena. Una cosa volevo dirvi, che a volte con il sindaco, con l'assessore, parliamo sempre dell'anno dopo, che è molto difficile trovare qualche personaggio importante. Grottammare è una fucina impressionante di personaggi veramente all'altezza. Certo, per questo di quest'anno va un po' fuori, devo dire, perché è veramente straordinario, così come quello dell'anno scorso, quando avevamo qualche dubbio di trovare un degno sostituto. Devo dire che l'articolo 4,1 dello statuto del grottammarese dell'anno recita che possono essere dichiarati grottammaresi dell'anno coloro i quali hanno portato alto l'immagine di Grottammare in Italia e nel mondo. Adesso bisognerà aggiungerci anche Marchese anche nella storia, che siamo entrati con lei, grazie a lei, nella storia di Grottammare. Particolarmente sentito e commosso per questa manifestazione, desidero ringraziare il signor sindaco qui presente Luigi Merli, l'assessore alla cultura di Grottammare, professore
Enrico Tiergalini, il signore Chiedo scusa per l'emozione che mi ha preso il signor appunto Luciano Tullio Luciani, poi altri qui presenti, rappresentanti anche dell'amministrazione comunale, dal signor Presidente della provincia di Ascoli e a tutti quanti loro per avere attribuito a me un comportamento che in fin dei conti è la sintesi del comportamento di tutti i cittadini di Grottammare, che hanno una caratteristica, diciamo, che potrebbe essere definita genetica, di comportamento, di rispetto, di serietà. E a tutti i cittadini io rivolgo il mio pensiero, il mio saluto e mi sento degno di rappresentarli in questa occasione. Bene, a questo punto io darei la parola al, ecco, liberiamo un attimo la mano, all'assessore. Oggi ho un po' di doveri da compiere. Enrico Piergalini. Divento presentatore. Che ci spiegherà un attimo anche l'autrice del... Allora, l'autrice Tiziana Marchionni, autrice del quadro, pur se invitata a sedere sul palco, per discrezione ha preferito che delegare a me la lettura del significato del quadro. Grottammare, Papa Sisto V e l'arancio. Il quadro è stato realizzato ad olio su tela con l'utilizzo anche di un pigmento di oro diorato. È un quadro simbolico che vuole ricordare la nostra città attraverso la sintesi e rappresentazione dei suoi simboli, quindi è più evocativo che descrittivo. A sinistra il borgo antico, attualmente annoverato fra uno dei borghi più belli d'Italia, raffigurato così come poteva apparire intorno al 1500 e al 1600, con le sue antiche mura, il castello e la chiesa simbolo di Santa Lucia, con un fascio di luce che lo illumina dal mare. La figura del Papa Sisto V, da me volutamente raffigurato con un'espressione più accattivante, in un tono goliardico. Di solito è stato sempre dipinto con un atteggiamento burbero, arcigno, un po' inquietante. Invece la leggenda dice che era definito il Papa Burlone, perché si vestiva da mendicante per controllare l'operato dei suoi sudditi. Quindi ho voluto raffigurarlo con un volto più simpatico, attuale e contemporaneo. Infine l'arancio, l'altro simbolo, presente anche sullo stemma di Grottammare. Nell'iconografia religiosa Gesù Bambino ha in mano un'arancia, quindi simbolo di redenzione, di positività, la sua forma circolare e il suo colore rappresentano il sole che emana luce. Da un lato l'albero dal quale si stacca una corona di arance a mo' di corona d'alloro, simbolo della sapienza divina, a voler onorare tutto il contesto rappresentato, ma anche a voler simboleggiare il mio attaccamento e la mia fedeltà nei confronti del mio paese natio e delle sue tradizioni. Marchionni, ti chiamo. L'autrice, dottore, le regala anche questa fotografia che è scritta la spiegazione del quadro, quindi da conservare. Bene, prima delle pergamene intanto vogliamo far salire la... Ah, esatto, sì, dunque, prima di tutto, anche per me due parole, Marchese, guardi, dottore, lo so, dottore, pardon, so che anche questo è significativo, il fatto di non voler essere chiamato con il titolo che appartiene alla famiglia di diritto. Molto brevemente, io sono veramente contentissimo questa sera, non avevo incontrato fino a quest'anno personalmente il dottor Vittorio Laureati e temevo francamente dell'incontro, perché... conoscendolo indirettamente, sapendo anche ciò che lo circondava, il prestigio della famiglia, ma anche l'autorevolezza di dottore, di primario, quindi di professionista serio, temevo di incontrarlo e anche di incontrare una persona con la quale sarebbe stato difficile forse avere un rapporto di confidenza. È stato capace subito, come tutte le persone che hanno estrema umanità, di mettere a mio agio me, come tutte le altre persone che durante i festeggiamenti l'hanno circondato, l'hanno accolto, che con estrema discrezione ha accettato come noi avevamo impostato i festeggiamenti.
La nobiltà del marchese Laureati, perdoni, non sta nel sangue, sta, come dicevano i poeti del Trecento, nel cuore. È un nobile di cuore ed è veramente molto prezioso e molto raro possedere questa dote. Quindi per me... L'omaggio floreale che il marchese ha voluto regalare, alla nostra artista Tiziana Marchionni. Premio Grottamarese dell'anno 2011, Vittorio Laureati. Per aver trasmesso in questi anni con responsabilità, eleganza e passione la memoria dello storico incontro tra il re Vittorio Emanuele II e la deputazione partenopea, contribuendo in maniera determinante al conseguimento del prestigioso titolo di città per Grottammare. Grottammare, 28 gennaio 2012. Un applauso, ai nostri cantanti e un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato lustro a questa serata.